Hai parlato del tema etico dell'ambiente. A me piaceva anche ricordare il tema del sentire il peccato ambientale che dovremmo come cattolici porci accanto al tema che invece ci troviamo ad affrontare quotidianamente, direi, del reato ambientale, noi come istituzioni. Ecco, il direttore di ARPA, io lo definisco un amico perché ci seguivamo da prima di conoscerci in questa veste istituzionale, appunto perché lui segue appunto il tema ambientale molto oltre i confini umbri ed ha questo ruolo importantissimo di dirigere l'ente che serve anche noi comuni nei termini dell'appunto regolamentazione del controllo del monitoraggio dell'ambiente. Walter Galapini. Io sono estremamente grato per l'invito ad essere qui e sono onorato di poter essere in un tavolo a fianco di persone che hanno dato veramente importanti contributi. Mi sono permesso di far vedere le mani del sindaco dell'ingegner Proietti e di Mauro Gambetti, un piccolo testo di sintesi e dunque il mio intervento parte da una domanda molto semplice, che quale potesse essere, mi sono interrogato su quale potesse essere il contributo mio ad una riflessione così importante. Io non ho gravi lacune sul versante culturale. Non ho certo cultura teologica né conoscenza approfondita filosofia morale. Il contributo che porto è dunque dettato prevalentemente, essendo un volgare chimico, dall'empiria, da ciò che mi è capitato di vivere e di conoscere. Nella logica che Stefania Proietti ha posto sin dall'inizio, del civil servant. Io appartengo a una generazione intanto che ha avuto la fortuna di vivere la speranza conciliare, che si è nutrita molto dei messaggi che venivano da Barbiana, ho avuto la fortuna in gioventù di avere come direttore spirituale Don Giuseppe Dossetti e in quel periodo, diciamo, l'attenzione al bene comune, dell'interesse generale, è stata per me molto una costante e dunque l'idea di poter operare come servitori dell'interesse generale ci nutriva, ci appariva un obiettivo importante. Dicono che sono tra quelli che hanno fondato l'ambientalismo italiano, i casi della vita in qualche misura mi hanno visto essere sono stato presidente di Greenpeace ancora qualche anno fa e l'ho fatto perché avvertendo, e anche qui c'è una figura che attiene a Santa Madre Chiesa, Don Antonio Moroni, accademico dei Lincei ed è l'inventore dei corsi di laurea in scienze ambientali a partire dalla sua università, quella di Parma, un sacerdote molto molto attento, il fondatore di questa disciplina scientifica, ho sempre vissuto, come dire, l'ambiente come bene comune e un ambiente salubre come premessa di salute e benessere della persona. E dai tempi di Barbiana ritenevo fosse nostro compito, sono figlio di povera gente, di mezzadri, operai emiliani e ho sempre ritenuto che il dare la parola a chi non la significasse innanzitutto mettere in discussione un modello di vita, uno stile di vita materialistico, consumistico, dissipativo, che non teneva in conto alcuno sia le caratteristiche intrinseche della pianeta su cui ci è dato di vivere, né la necessità di garantire a tutte le persone una vita.
quanto concerne il primo degli aspetti, è del tutto evidente che oggi abbiamo un metodo scientifico per la critica del modello materialistico, consumistico, dissipativo, si chiama impronta ecologica. Oggi sappiamo perfettamente che se tutti i 7 miliardi e quasi mezzo, 7,5 o 7,2 come diceva l'amico carissimo maestro di Tororota, volessero praticare lo stile di vita che per qualche decennio 600 milioni di persone nel nord, in qualche misura privilegiato del mondo, hanno vissuto, occorrerebbero 3 terre e mezzo. Ma 3 terre e mezzo non ci sono. Come diceva il presidente Obama, there is not planet B, non c'è il pianeta B, e neppure il pianeta C, neanche meno il mezzo pianeta B. Allora, questa idea che occorresse dare la parola a chi non l'ha, dare la possibilità di esprimere le proprie aspirazioni e soddisfare anche i bisogni fondamentali a tutti, veniva sintetizzato da un altro uomo che viene dalla cultura cattolica di questo paese, il professor Nebbia, Giorgio Nebbia, all'epoca docente alla Prodeo, quella che divenne poi da lui, e che operava moltissimo con l'editrice la scuola di Brescia. Già nel 72 Giorgio Nebbia, che è uno dei miei maestri, diceva, dopo la conferenza sulla demografia di Stoccolma del 72, società dei consumi uguale società dei rifiuti. E dunque, per me i rifiuti, anche dal punto di vista tecnico, divennero rapidamente una metafora per leggere un modello di sviluppo che mi pareva intrinsecamente ingiusto. Letture lineari dei fenomeni nessi causali semplificati, quando in realtà le letture dovevano essere di tipo sistemico, dei cicli della natura, un'illusione tecnologica che non reggeva alla esperienza concreta della realtà, l'illusione che tutto si potesse risolvere con le tecnologie, e poter vedere assieme e servendo un altro maestro, il professor Colombo, Umberto Colombo, presidente dell'Enea, che mi chiamò nel suo staff quando era ancora comunque un ragazzino che usciva dall'Università di Bologna, e mi mandò in Germania nei primi anni 80 a lavorare col primo gruppo che al mondo si occupava di cambiamento climatico, guidato da Emory Milovic, che prima di fondare gli Amici della Terra, ed essendo già a Berkeley, venne chiamato al governo tedesco e uscì dopo 2 anni il primo grande rapporto Energy and Climate, che cominciava a porre il tema. E dunque questa esperienza di analisi, in qualche misura preliminare, di ciò che avrebbe portato al cambiamento climatico, aumentava l'allarme in noi, perché il cambiamento climatico aveva in sé un potenziale particolarmente devastante di diventare irreversibile, dunque di modificare le condizioni del contorno. Detto questo, io credo che Santa Madre Chiesa nel nostro paese abbia comunque aiutato a crescere anche nel campo della percezione e della consapevolezza ambientale principi cardinali dell'ambientalismo sono che occorre ragionare in logica di solidarietà diacronica e di equità intra e intergenerazionale, e che dunque la sostenibilità è lasciare a chi viene dopo di noi, se possibile, un mondo migliore, comunque pari opportunità di accesso alle risorse. Questa è la nozione di sostenibilità. E discussioni importantissime che in Italia, guarda caso, vennero aperte da una fondazione molto importante della diocesi di Padova, la Fondazione Lanza, che nel 90 a Bocca di Calore fece il primo seminario internazionale in Italia su etica e ambiente. E lì cominciamo a discutere, lì cominciamo a criticare il fatto che il modello culturale prevalente portava le persone
a ragionare soltanto di ciò che era prossimo a sé nel tempo e nello spazio, mentre ragionare di questioni come quelle ambientali, della casa comune terra, che oggi non a caso si caratterizza per un grido di dolore, vuol dire sapere ragionare su scale temporali e spaziali di altra natura, di altra prospettiva, e non quella dissipativa di una cultura consumistica e materialistica. E negli anni, poi diciamo, abbiamo visto, l'eccellenza sorrentina giustamente richiamato un approccio positivo, ovviamente anche le scienze economiche, l'economia in quanto tale, abbiamo visto purtroppo prendere corpo questa, vogliamo chiamarla finanza deregolata, che comanda tutto e che vuole imporre un modello davvero distruttivo. Questo sì merita attenzione critica. Personalmente sono indotto a dire che mi pare molto complesso un mondo nel quale 63 persone detengono la ricchezza di metà dell'umanità, pari a quella di metà dell'umanità. Non è questo quello a cui dobbiamo aspirare. Le nozioni che entrano in gioco, comunque, quando si affrontano questi temi, lo diceva il ministro Rota, il tema è complessità. Già nell'88 a Perugia, in un congresso dell'ambiente, ponevo il tema del come si dovessero governare sistemi complessi e regimi di incertezza, perché questa è la sfida che abbiamo davanti. Oggi dobbiamo dire come si possono governare processi complessi in regime di incertezza e purtroppo col vincolo tempo di processi irreversibili che stanno correndo e che possono porre dei temi, come dice giustamente Sua Santità, addirittura di estinzione della nostra specie, se siamo avanti in questo mondo. Ecco allora che ho parlato della Fondazione Lanza, ho avuto la fortuna di essere tra quelli che in un certo giorno degli inizi 2000 l'ho messo nella nota che ho inviato anche dal sindacato Proietti. Monsignor Tarchi ci chiamò alla Domus Maria e ponendoci il tema se convenisse fare un gruppo di lavoro che si chiamasse per la salvaguardia del creato. Sono i casi, ripeto, che avrei avuto, sono casi che per me sono estremamente importanti. Detto tutto questo, avendo aderito con grandissima attenzione all'invito di Monsignor Tarchi, avendo poi seguito sempre la Fondazione Lanza, sia nel riordinare i contributi di Giovanni Paolo II in materia ambientale attraverso Simone Morandini e fino all'ultimo Simone Morandini che scrive pochi mesi prima dell'enciclica Custodire il futuro, cioè dobbiamo come diventare un custode di futuro, ma ripeto, mai avrei pensato di poter godere del dono straordinario che si chiama la Non pensavo che fosse nel campo delle cose possibili nei tempi dati. La Laudato Si, un debutto straordinario che cerchiamo in ogni modo, ovviamente sto parlando a titolo personale, non istituzionale, anche se a livello istituzionale, soprattutto la sua eminenza Bassetti, sono le ragioni di costante, così come abbiamo ospitato Luigino alla Polvesa per lo seminario sull'economia vegetale qualche mese fa, o Leonardo Becchetti di oggi sulla Perugia, sulla nuova economia per tutti, e tu hai citato un amico molto caro, un maestro carissimo che è Stefano Tonani. C'è anche in un ruolo istituzionale, di un'agenzia pubblica, di essere anche in qualche misura animatore o rilettiano, dare i contributi, anche se sappiamo stare in quel binario per il nostro lavoro. Ed è il caso, e ce ne sono molto grato, di essere di fianco alle istituzioni, ad esempio al Comune di Assisi, per poter ragionare su come migliorare le cose. Ma io ho trovato un dono straordinario, lavorato sì nel momento in cui Sua Santità ha, come dire, nel momento in cui assume
e fa propria l'analisi che il mondo scientifico al 99,9% condivide, come dire, chiude una partita e, come spesso dicono anche gli amici americani che sono rimasti molto colpiti, ha avuto la straordinaria capacità di portare fuori dal dibattito politico e tirarla a grande questione morale, la questione di un modello di sviluppo altro. L'ecologia integrale, che parlava anche l'eccellenza Sorrentino, che riporti la persona al centro. Per uno come me, che si è occupato tecnicamente molto di rifiuti, è stato una grandissima sollievo, che scrisse nel 78 un libro che si chiamava La risorsa rifiuti, vedere la parte contro la cultura dello scarto dell'enciclica è stato come dire vedere compiersi un ciclo quasi culturale di riflessione personale. Detto questo, siccome padre Mauro mi ha sollecitato a dare attenzione al tema della corresponsabilità, al tema dell'azione attiva del singolo e della comunità, dobbiamo essere capaci di esprimere l'intervento di azione dalle piccole alle grandi cose, come singoli e come comunità. Le tre parole chiave che abbiamo di fronte oggi, e Stefania Proietti lo sa, sai meglio di me, essendo il corso dei cambiamenti irreversibili, la prima parola chiave è adattamento. E dobbiamo cominciarci a interrogare, e questo attiene molto anche a alcuni ragionamenti di Maestro Rota, che riguardano comunque anche i grandi studenti che sono stati un po' delle presenti. Ma base, in Umbria, questa straordinaria terra, il cambiamento climatico dove ci porterà? Cosa stiamo facendo per adattarci in prospettiva al fatto che cambierà l'80%, è successo quest'anno in meno, che stanno modificandosi completamente le popolazioni ittiche in corsi d'acqua dei laghi a partire dal Strasimulo citato? Adattamento. E l'altra parola chiave immediata è resilienza, cioè saper far fronte anche a un tracollo in qualche misura, ma ridandoci un progetto, ritornando al tema del progetto. E da ultimo condivido moltissimo l'attenzione che da parte di molte delle persone citate, degli amici citati, il concetto di generatività, il tema di rigenerare generatività. Questa situazione, problemi nuovi, soluzioni nuove, ma ci stanno tutti molto molto importanti. Dei 200 persone con cui ho l'onore di lavorare al servizio della terra e delle donne e degli uomini dell'Umbria, faranno il loro, cercano tutti i giorni di fare al meglio il proprio dovere, sapendo che il nostro compito è aiutare ad avere tutta la conoscenza possibile, che nessun fenomeno è governabile, se non ne conosco, come dire, la natura e le regole interne in un e stiamo mettendo insieme molto, molta, molta informazione, dal sottosuolo al suolo, fino all'aria, alle acque superficiali. Essere parte attenta, con dei controlli molto attenti del rispetto delle norme, sapete c'è la rotta all'inizio, aiutare molto anche sul versante dell'educazione ambientale. Ci stiamo ponendo il tema, già oggi raggiungiamo quasi 10.000 studenti degli istituti primari, diciamo, quelli che io chiamavo elementari medi, in giro per l'Umbria, ma essere di fianco alla scuola, altro settore che andrebbe valorizzato, perché secondo me di prospettiva non mi lavoro tempo, io devo far lavorare la scuola come comunità e dare le risorse perché questo accada, ma essere anche di fianco alle imprese in tema di innovazione. In tutto il mondo, siccome comunque non ci saranno in prospettiva molte risorse per un modo, come dire, che nel passato era dominante, in un'amministrazione pubblica del passato per le agenzie ambientali le risorse saranno decrescenti, il ruolo che ci compete di conoscere, controllare, diffondere informazioni, essere il validatore terzo indipendente che previene il conflitto, se possibile, o che aiuta a moderare anche il conflitto ambientale.
ambientale ci porta a fare, ad esaltare il ruolo dell'innovazione tecnologica, dei sensori, dei droni, cioè, a quella che in tutto il mondo ormai si pratica come citizen science. In tutto il mondo si ragiona perché devono essere cittadini che diventano loro per primi custodi del territorio, della comunità, della città, e questo si può fare anche con l'aiuto di tecnologie. Se posso permettermi un piccolo vanto dell'ARPA dell'Umbria, è la prima in Italia, uno dei primi in Europa, che a Terni, d'accordo con l'Ordine dei Medici, misura la qualità dell'aria con 30 sensori portatili che quotidianamente ci danno le informazioni che così mettiamo in relazione con le reti del centro di Medis per arrivare a fare la valutazione del rischio, dell'esposizione al rischio dei cittadini e cose di questa natura. E poterlo fare, ripeto, per l'Umbria è un onore grande ed essere qui oggi in questo stato. Grazie.